l'effettuazione dei test per conoscere i livelli di vitamina D è alla base per capire appunto se questi livelli rientrano nella fisiologicità oppure sono troppo ridotti, però ci possono essere appunto delle difficoltà nella standardizzazione. È un argomento abbastanza complesso che ci siamo fatti spiegare dal professor Mario Plebani in occasione dell'ottava edizione del congresso Skeletal. Senta professore, quando si misurano i livelli di vitamina D, che cosa si misura esattamente? La forma circolante che è raccomandato determinare è la forma monoidrossilata in posizione 25, cioè quella che viene definita 25 OH vitamina D. E finora questo è stato fatto per due grandi motivi. Primo è la quota maggioritaria che troviamo in circolo, secondo ha un'emivita sufficientemente lunga per rappresentare lo status vitaminico. Ci sono peraltro delle evidenze che, poiché questa proteina, questa vitamina circola associata a una vitamina legante, la vitamin D binding protein, e questa proteina legante ha delle concentrazioni variabili in alcune popolazioni, per esempio sono più ricche, c'è una concentrazione più elevata nei soggetti di razza afroamericana rispetto a quelli di razza bianca, caucasica, e così aumenta in alcune situazioni fisiopatologiche, ad esempio nella gravidanza. Ci sono delle evidenze che suggeriscono di non misurare solo la quota totale, come abbiamo fatto finora, cioè la 25 idrossi vitamina D, ma la quota libera, quindi la quota libera di 25 idrossi vitamina D. Tuttavia tutti i grandi studi, tutti i trial su cui si basano le diagnostiche di ipovitaminosi, come diagnostica che non è una diagnosi, è una caratterizzazione biochimica, sono tuttora basati sulla determinazione della quota totale della 25 idrossi vitamina D. Ecco, parlando di livelli di vitamina D, quali sono i livelli corretti, i livelli che rientrano nella fisiologicità e quando invece possiamo parlare di deficit? Purtroppo non c'è un consenso universale, nel senso che ci sono due grandi consensus che suggeriscono come quota deficitaria da una parte 30 millimoli per litro e dall'altra 50 millimoli per litro. Bisogna anche fare attenzione perché qualche laboratorio riporta in nanogrammi ml e quindi i numeri possono essere leggermente diversi, bisogna dividere più o meno per due. E detto questo, quindi non c'è un consenso universale e quindi non c'è un consenso su quale sia la popolazione da sottoporre ad eventuale supplementazione, posto il fatto che la vitamina D assunta in dosi non molto elevate ma efficaci non è mai tossica. E quindi quale delle due linee guida a seguire? In Italia quale viene presa appunto maggiormente in considerazione? In Italia viene maggiormente presa in considerazione quella che suggerisce di tenere come cutoff i 30 millimoli per litro, ma in Italia anche le linee guida ci dicono come associare la terapia con la supplementazione di vitamina D, sia sempre bene ricordare l'esposizione ai raggi solari, un'esposizione particolarmente nelle ore non calde, nelle ore in cui gli ultravioletti sono maggioritari, ma non ci sono problemi né di troppo caldo né di effetto negativo sulla nostra pelle. I test utilizzati sono gli stessi da Milano alla Sicilia o nel resto d'Europa, oppure ci possono essere delle variabilità in funzione dell'azienda che produce quello specifico test? Diciamo che sfortunatamente fino a qualche tempo fa possono esserci ancora risultati diversi a seconda del laboratorio e a seconda anche del paese in cui questi studi sono stati fatti. Fortunatamente da qualche anno è partito un processo che si chiama di standardizzazione, cioè è stato identificato un metodo di riferimento e un materiale di riferimento contro il quale si può verificare l'accuratezza e oltre che la precisione dei metodi in uso. Quindi oggi i laboratori hanno dei metodi di confronto sui quali andare a ritarare eventualmente le loro prestazioni e dare dei risultati che siano sempre più confrontabili tra loro e quindi permettano, come lei ha ben detto, se un soggetto ha fatto l'analisi del sangue a Padova e si muove per lavoro o anche per piacere, che ne so, a New York piuttosto che a Singapore, avere dei risultati confrontabili dal punto di vista clinico. Quindi il processo di standardizzazione sta, diciamo, migliorando moltissimo questa confrontabilità.